a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video, anzi, vabbè io sono Xuder, lo sapete, ho detto un mio nuovo video ma in realtà non è proprio un video che sto facendo da solo perché abbiamo, come vedete, abbiamo le cuffie e dici Xuder, che cacchio c'hai a fare le cuffie per giocare a Clash Royale? E no, e qua ti correggo, ho sulle cuffie perché ho in collegamento un grande giocatore che ve ne parlo sempre di Clash Royale, finalmente si è riusciti a prenderlo dopo un po' di setting con TeamSpeak, Discord e vari, abbiamo optato per Skype, dico bene Nadir? Dici bene Xuder. E qua ragazzi, è qua. E infatti volevamo assieme fare la sfida specchio, perché secondo me, e correggimi se sbaglio, quando parliamo in tempo reale dovremmo riuscire a giocarcela meglio. Vediamo il tuo deck, infatti poi scheletrone gigante boscaiolo, io metto dietro un peccone proprio larghissimo. Molto dietro. Specchio perché entrambi abbiamo gli stessi giocatori, le stesse truppe. Però tutti e due hanno il deck diverso, chiarissimo. Sì, io sto un pochino pensando nel frattempo. Bello, quello scheletrone gigante. Però buono forse. Buono a sinistra, che col peccone ci siamo. Sì, e mi sa che ci siamo anche col golem fra poco. Tu metti il cerbottaniere, io lascerei fare tutto a loro, perché c'ho un boia disponibile eventualmente per proteggere perlomeno il goblin cerbottaniere che non viene distrutto. Oh, il peccone di là? Oh mio Dio, ste tre hit del peccone me le sono perse. Vado a congelarlo, a rallentare un pochettino il loro scheletro gigante, così possiamo ragionare eventualmente sulla giocata di un golem. Di là io... Andiamo indietro. Ah, adesso non ho niente io. Ce l'ho io, faccio così, non mi preoccupa niente. A posto, direi. Guarda quel golem tuo che entra a sinistra, cattivo. No, ciao. Vabbè, ci hanno messo sul peccone. Sì, tanto fa dei danni anche con lo splash. Ma ciao proprio, ciao tower. Cattiva, non male. È il peccone in difesa. Sì, qua, sì, tu. Lo metto proprio qua in difesa, cattivissimo. Vediamo se il boscaiolo ci va sopra. Poi la princess giocata da Dio. E ho il moschettiere perché per il... Vai, difendo il mago io. Tu difendi il mago, io vado col moschettiere sul suo mastino. Si è messi bene. Perfetto, guarda lì anche la princess che va a pulire con la prossima gettata. Guarda, Rot! È bene così. Là intanto stanno facendo un po' di macello, ma io farei... anche io avevo in mente di fare una cosa del genere, giusto per evitare tutti i problemi. Comunque manca ancora un minuto. Sì. Io sono full mana praticamente. Pure io. Vai. Andiamo a pushare cattivi. Sì. Ok, dietro il boy, dietro il mastino, ci può stare, bello. Mettiamo centrale il mago di ghiaccio, attenzione, vediamo se riesce a congelare perlomeno un pochettino il boscaiolo. Direi che la loro torre a destra 29 è praticamente andata. E il boscaiolo fa tutto lui praticamente, non c'è nessun ostacolo. Troppo sbagliato questo pecca, gliel'ho messo proprio in bocca. Peccato. Vai, fa niente. Andiamo anche con lo stregone che dovrebbe colpire il pecca e poi andare di là, ed infatti va a colpirlo. Bene così, pecca che va giù. Sì, direi proprio di sì. Attenzione, mettiamo i 4 barbari anche noi, ma li gioco troppo alti, perché questa foga di giocare la roba troppo alta, porca miseria. Comunque direi che siamo messi alla grande, vedo che non c'è nessuna cosa che ci faccia preoccupare, addirittura potrei troncare la loro torre, ma ci pensa il golem full mana a colpirlo. Andiamo a togliere anche lo scheletrone gigante, no! Gran partita Nadir! Un po' meglio questo, sì, abbiamo fatto capire un pochettino chi è che deve comandare. Andiamo dentro ancora, cosa ne dici? Vai, spacchiamo tutto. Allora. Facciamo un video di 20 minuti, non me ne frega niente, ci metto un'ora per editarlo. Almeno se la godono e se la guardano così proprio. Vediamo un pochettino. Tu hai la macchina volante, la torre inferno, il goblin cerbottaniere, lo specchio ovviamente. Io truppe sostanzialmente... Effettivamente è strana questa cosa, che io non so il mio mazzo, ma lo sai tu perché lo vedi all'inizio. Ah, è vero, non avevo notato. È vero, non si sa il proprio deck. Bella quella macchina volante, c'ho il golem, lo sai. Vai. Sto andando appena è disponibile, eccolo giù il golem, eccolo, è un po' in ritardo, non avevo... Sì, no, l'avevo messo io pensando che fosse già entrato. Fa niente. Beh, la macchina volante si salva intanto e fai peggio danni. Guarda, fa niente sul golem, io c'ho il rocket anche se voglio. O se no gli scarico direttamente un altro golem al 5 perché è specchiato. Da dietro, tipo. Si è provvisto la macchina volante. Oh mio Dio, 1948. Con mezzo di vita. Assolutamente. C'ho il golem del ghiaccio, gliel'ho messo. Glielo metto proprio sopra per non far colpire là fuori le. Bello quel drago. Vediamo la princess che intenzioni ha. Ha intenzione di colpire, direi. Quindi, niente, fuori legge perché ero full mana. Quindi, princess anche per me.
Bello! Oh, cimitero per loro, ma abbiamo la princess e i pipistrelli che ci possono aiutare. Quindi tranquillamente abbiamo più che debellato il problema cimitero. Mentre ovviamente anche guarda loro... il drago, guarda il drago. Grande! Guardalo il drago che ha loccato. I peggio danni, 1100, 900, rimasta 900. Io ho sempre il rocket, ma aspetta a giocarlo. Proteggiamo la princess con il golem del ghiaccio ed eventualmente potrei giocare il mio golem. Così tappiamo e lasciamo la princess che se la deve vedere insieme alle due torri. Perfetto. Alla grande, guarda che storia. Bene, se andasse anche sui pipistrelli adesso sarebbe una gran figata. Anche perché io potrei fare così, giusto per dar fastidio alla loro torre inferno. Seconda princess un pochettino più larga, che poi va a colpirmi anche la macchina volante. Ah, ciao proprio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao così, andiamo a tirargliela giù. Tu parti con un cimitero violentissimo là in fondo. Ma sì, tanto oramai è anarchia pure. Allora quintetto, guarda come sono arrabbiati. Quintetto di sgherri eventualmente per andare a dare ancora più fastidio. E bella la doppia fuorilegge, guarda che parto. Po, ma where would you go? Che non so neanche che inglese è, però. Va bene, dai, tiriamo giù qualcosa però, non facciamoci fregare da un... da un coso. Benissimo, abbiamo evitato il primo attacco della princess. A questo punto a 8 di mana direi di scaricare un bel gol in centrale, in modo che sistemiamo la situa, le loro truppe gli vanno addosso, ma noi non ci... I grandi ciao. Applausi per Nadir, proprio ciao. Guardate che la prima era riscaldamento, non non andava bene, non serviva. Andiamo avanti, intanto prendiamo le prime monete. 500 monetine. Tra l'altro a 50.000 porterò su lo spirito del ghiaccio al 12, vediamo se varrà la pena. Lo abbiamo portato su dall'anno scorso, l'abbiamo sempre bypassato. non abbiamo mai dato peso al cambio di livello di questa mini truffa. Tu hai tre moschettieri, figo. Io ho tre moschettieri, li specchio anche. Oh! Proprio you can't press from here, bitch. E quindi... io metto una scintillozza molto cosa facciamo a sinistra, c'è un bel po' di roba che... ho notato, io gli scarico un'altra scintilla anche a sinistra. No, gli metto degli scheletrini. Dovevo metterli prima io, peccato. Gli metto il terzo, faccio tre moschettini artigianali, come dice un ragazzo che ci segue dalle chat. Praticamente ne metti vicino un altro e fai tre moschettini artigianali. Guarda lo spiritino, prot! A congelare il Valchirione, va bene così. Allora, facciamo arcieri sulla destra. Sai qualche porcheria piccola? Hai un cavaliere che non è piccolo, ma che comunque subisce bene i danni. Io vado sugli scheletrini con la princess. No, ma siamo messi bene. La princess si è fatta gli scheletrini. Vado ancora con gli sgherri. Vediamo se ce la fanno. Sì, hanno eliminato un bel problema. Dai. Siamo messi bene, più o meno. Arcieri. Io ho una valchiria qua dietro. Ah, io ho messo lo spiritino perché volevo... ho lo stregone di fuoco, volendo. Potrei giocarlo sulla sinistra. Vediamo se riesce a non essere colpito. L'ho giocato forse un po'... Forse è buona lo stregone di fuoco. Beh, uno l'ha tirato giù, l'altro pure. Potrei deviare il cavaliere con gli arcieri. L'unica cosa che ho disponibile qua. Andiamo un attimo a deviare la scintilla. Perfetto, non ti ha colpito la valchiria. Non so. Però l'ho messo... No, è tutta una... Aspetta. Sì, qua colpiscono. Grande questo retarget, molto bello. Ci siamo messi bene paradossalmente, cioè per quanto abbiamo rischiato. Siamo sotto di Elisir parecchio, quindi. Dici? Io sono a 5. Allora aspettiamo un attimo di recuperare un po' di... Sì, prendiamo con un attimo difensivo. Qua anch'io, bene che abbiamo deviato, non abbiamo subito neanche un colpo, ci può stare, tra virgolette. Loro comunque hanno gli arcieri che sarebbero potuti... avrebbero potuto giocare per tirare giù i miei sgherri. Ancora pesantissimi loro. E allora a sto punto anch'io gliela scarico la scintilla. Che cosa siamo? C'è scritto deficiente sulla testa. Ci sono due moschettieri di là, ma non ci sono palle di fuoco. Quindi se io faccio una roba tipo artigianale così... Oh, hanno il fulmine! E l'hanno tirato fuori alla fine. Giustamente ce l'hai anche te, ovviamente. Andiamo ancora così. Volevo proteggere il moschettiere dall'altra parte. Se riuscissimo a proteggere... Dai, qua ci pensa la torre. Torre Princess, perfetto, ci pensano. Andiamo ancora di qua, male... Ok, è un po' sì. No, forse non così tanto. Però non stiamo partendo, non riusciamo a incastrare l'attacco. Io provo a mettere davanti una scintilla, loro avranno il fulmine, lo sprecheranno di lì, almeno non colpiscono la torre. Infatti, era ovvio. Spara scintilla! Per un belli quei tre moschettieri. Qua ripartiamo noi coi tre moschettieri. Facciamo sparare la scintilla sullo spiritino. Non spara, allora sugli scheletri. Io glieli specchio pure, non me ne frega. Bene così. La scintilla dietro, gli sgherri in aiuto.
E niente, di qua non gioco più nulla. Gioco due arcieri, dico bello quel fulmine. Gli metto dietro lo spirito del ghiaccio. Attenzione, i due moschettieri che entrano. Attenzione, no, ne manca uno. Tiragli un fulmine, tiragli qua. Non ce l'ho ancora, lo so che non ce l'hai, lo so, lo so. Aspetta. No, no, bello il valchirione. 3, 4, dai, 5. Dai. Andate. Andiamo a vincerne un'altra, così siamo già a 15 minuti di registrazione, non lo guarderà nessuno questo video perché è troppo lungo, però chi vuole godersi un po' di Clash, dai che andiamo, vediamo se la chiudiamo veloce questa, dai siamo in 3-1, siamo non male, a 3 scatti dalla chiusura della sfida specchio in vittoria, al primo posto sul podio, caro Nadir, cosa ne dici? Ma sì, già partiamo male. No, aspetta. Tranquillo. Fagli fare. Io gioco sempre cavaliero, comunque mini tank quando mi giocano l'arco. Così almeno evitiamo tutti i problemi. Loro dovrebbero andare con una truppa volante. Gli metto il mega sgarro davanti. Bello, bella questa protezione. Perché con qualsiasi cosa vadano, l'arco comunque rimane libero. Gli metto anche gli scheletrini sull'arco, ma non me ne frega niente. Qualsiasi cosa giocano, l'arco deve continuare a sparare. Non l'ho detto che c'è. Vabbè, ciao. 4-0. Dai che andiamo. Metto un'altra orda così, giusto per io fare metto massa. Un altro arco. Sì. Andiamo a fare, c'è un fiume di scheletri che entra di prepotenza e l'arco che va a dare su, dai che vogliamo chiuderla veloce. Non ce la facciamo a chiuderla veloce. Attenzione, c'è quell'arco che sta sparando dalla Pasqua del 91. Bene così con la Tesla, andiamo a deviare. Io volevo, brutto quello. Vediamo se riusciamo a fermare lo scheletro. L'ho girato un secondo. Bene che torna indietro sul tuo scheletrone. Figata, fallo spostare. Bello quel coso. Dai che la bomba non l'ho messo. Dai che non la prende. Scappate. Non l'ha presa la torre. Si è salvato lo scheletrino. Ah, va bene, giocate pure la scintilla. Prot. Andiamo a salvare il cerbottaniere, che è quello che farà più male. Guarda, continua a sparare come un pazzo. Continua a sparare. 1872, gli ha fatto 400 danni. Ok. Cerbottaniere. Rock. Ah, ok. È brutta qua. Molto brutta. No, non ho Elisir. Siamo. Ci siamo? Bello il cannone a rotelle, boia per deviare, bene così che va sul boia, va bene, non lo so se vada bene in realtà, no, prende la torre, brutta, 200... Tanto noi andiamo per le tre corone, no? Ah, giusto, andiamo per le tre crown, quindi con il miner, allora aspetta. Io ho i luridi, apri col miner, vai. Ce li ho, bene il miner anche per loro, double miner, il loro non ci tira giù la torre, ma neanche... I nostri luridi riescono ad arrivare, devo aprire con la scintilla ed eventualmente gli metto... Bello con lo scheletrone, sì, credo che valga la pena allora mettere un mega sgarro dietro sulla loro scintilla ed eventualmente gliene scarico anche un altro, così evitiamo qualsiasi dubbio. Bene, ci siamo salvati dalla scintilla, 40 secondi alla fine, io metto il boia di deviazione, va bene, ci può stare, c'è il loro boia, quindi Tesla centrale, ci hanno fatto la torre, hanno ragione, volevo salvare il cannone a rotelle, tu vai ancora con il miner di là, io gli apro con gli scheletrini appunto per salvare il cannone ed eventualmente una scintilla ancora nella loro area di gioco, guarda che non è rotelle che è entrato, perfetto, spara scintilla, bene, pensavo più danno, va bene, non possiamo perderla, caro Nadir. Allora, lì esplode tutto, quindi non dovremmo avere grandi problemi. Ce li ho io i grandi problemi se non gioco. Ah, mi sono fatto prendere un po' la mano, ho tirato un cerbottaniere dove non doveva essere tirato, però va bene. No, non va bene per niente, non va bene. Attenzione. Però non stanno colpendo la torre. Vediamo se il mega sgarro tira via anche il cerbottaniere che dava fastidio. Dai, abbiamo pulito. Bello quel miner, bellissimo quel miner. Tu lo giochi, io gli gioco centrale la scintilla a questo punto. Frega niente, non me ne frega niente. Vai con la scintilla centrale, devono per forza counterarla. Bello anche quell'arco, guarda la scintilla. Guarda non che lo spara. So, oddio la scintilla. Hai visto la scintilla? Ha fatto 2.50. Qualora giocheranno centrale qualcosa, io esatto, Tesla sopra e scheletrini sulla scintilla loro, perfetto, guarda l'arco, mio Dio, non l'avevo visto, bene così, andiamo ancora col mega sgherro sopra il suo cerbottaniere, lo tiriamo via, perfetto, e il miner 58, viene fermato a un millimetro proprio, a questo punto io faccio mega barbari centrali e gli sparo anche il cerbottaniere sulla, bravo, bello quello, dai cerbottaniere, vai sulla torre che ce la puoi fare, non ci va il cerbottaniere sulla torre, però gli abbiamo tirato giù praticamente l'arco, loro in predict gli hanno giocato un bellissimo loro goblin cerbottaniere, qua ancora la scintillozza per andare a togliere, 58, non hai nulla te, vero?
Andiamo a mettere una Sto andando a cercare il nuovo miratore, che avevano troppa roba lì, non ce la facevo. Sì, brutta. Abbiamo un po' di goblin cerbottanieri, però, che ci possono aiutare. Scheletrini giocati centrali. Non ho capito chi ha sparato su che cosa, soprattutto. Tira il miner, ti prego. Tira il miner! Grande! E andiamo a tirare anche questo miner. Cattivissimo. Vai. Mamma mia, siamo a 20 minuti di rec, ma siamo anche in 4-0. Quindi direi che vogliono vedersela, se la devono guardare tutta. 10 fornaci per me. Vai, quando vuoi. Cos'hai trovato te nelle rare? Non mi ricordo. Benissimo, non l'hai neanche guardato. Sono importantissime. No, le ho proprio cliccate velocissime. Non easy, ho guardato. Easy. Tu hai Valchiria, capanna. Io ho la capanna dei barbari. La gioco centrale. Almeno la piazziamo giù veloce. Non ci bella. Doppia giocata. Per tutte e due le fazioni, capanna dei barbari per entrambi. Vediamo se riesce ad entrare. Cattivissimo. Io gli gioco la seconda capanna dei barbari, sai che faccio? Proprio così gliela gioco. Prot, attenzione, barbari che vengono spawnati, perché secondo me giocheranno anche loro con lo spawn deck. No, in realtà no, hanno deciso di giocare la Valchiria, credo, al posto dello spec sulla capanna. A questo punto andiamo a proteggere le truppe che vengono generate con la macchina volante. Bello quel pecone centrale, bellissimo. Io gli preparo la scintilla appena è pronta, davanti alla torre, tra le altre cose. 4 5, giù la scintilla, da dietro proprio, perfetto, scintilla anche per loro. Vediamo se la nostra entra e se viene aiutata. La loro scintilla sparerà sui barbari. Bello quel barile. Io gli ho messo i pipistrelli sopra e gli hanno praticamente fatto mezza vita. Se ne sono vivi ancora tre, è andata giù la scintilla con i pipistrelli. Oddio, cosa è successo lì? È successo che io sto tirando un miner dall'altra parte che passa sotto, la scintilla sta facendo i peggio danni. Bellissimo quel coso lì di ghiaccio. Gli ho giocato il boscaiolo dietro. Attenzione, il boscaiolo dietro, scintillozza incredibile, meravigliosa, che va a colpire. Boscaiolo ancora vivo, giù la capanna, sta distruggendo tutto. Oh mio Dio. Ripartiamo con la capanna dei barbari centrale, cosa ne dici? Vai, me l'ho messo giù. Capanna dei barbari centrali, stessa posizione di prima. A parte che questo qua sta facendo tutto. Ah, hanno smesso di giocare. Si sono arresi, non ci credo. No, non si sono arresi. No. Erano semplicemente senza elisir. Aspetta, io gli specchio la seconda capanna dei barbari. Lo so che ci vuole un po', ma secondo me ha avuto un gran senso farlo. Perché potremmo. Ah, ciao. Andiamo a mandargli i barbari come se fossero i sette nani. Forza così. E la macchina volante, stessa posizione di prima. Ci sta il pecca che subisce danno e gioco i pipistrelli. Strelli dietro, va bene, sono protetti dalla macchina volante. Gioco il miner sulla scintilla e loro vanno così. Intanto il miner si subirà l'attacco della scintilla. Perfetto. Loro vanno con un barile giocato in una posizione che non ho neanche capito. Il boia va a falciare tutto senza problemi. E boscaiolo di nuovo sulla scintilla che ha appena sparato. Dai, tiragliela giù, boscaiolo. Perfetto. Macchina volante centrale sulla loro macchina volante, ma la mia ha l'effetto della furia, quindi la tira giù. Perfetto, anche se ha colpito in ritardo. Mettiamo la scintilla ancora dietro in mezzo alle case. Non ho capito cosa hanno intenzione di fare loro con questo minatore. Io gli metto dietro i pipistrelli. Dai che ci siamo Nadir. Avanti così, siamo praticamente inviolati con le torri. Loro vanno con la capanna. Vediamo se scappano tra lì dietro il peccone con il. con il boia. Grande. E siamo a 5. Manca l'ultima. Magari la prima la taglio, quella dove perdiamo. Cosa ne dici? Noi facciamo la secca 6-0. 6-1. Dai, va bene. Dai, l'ultima che ci siamo. Mamma mia, che super partitozze, mamma mia. Io spero, ragazzi, che vi stiate divertendo con queste partite. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete che giochiamo ancora insieme io e Nadir. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like per questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Siamo pronti a fare l'ultima? Rispondiamo a sto mastino. Con un mastino, giocati troppo alti. Beh, loro vanno con gli spiriti del ghiaccio. Del fuoco. Se io faccio così, tipo che ci sono due mastini che vanno per i fatti loro. Allora io lo specchio e ne mettiamo tre. Vai. Io c'ho il miner sul moschettiere, dovrebbe colpirselo senza problemi. Il loro mastino, sinceramente, ho il tornado, non mi dà così tanti problemi. Perché potrei giocare la strega nera dietro la torre per difenderci. Ci sono sette mastini che stanno mastinando di prepotenza sulla torre.
Attenzione, ah no, peggio, ma non lo uso neanche il Vortex, c'è il moschettiere. Perfetto, il moschettiere, però inviolata la loro torre, se dobbiamo proprio dire le cose come stanno. Io abbiamo specchiato tre sì, è vero, abbiamo specchiato tre mostili. Dobbiamo fare così un po' più seri. Sì, hai ragione, ci siamo fatti prendere un pochettino dall'emozione. Bello quel pack, e io gli gioco un'altra Valkyria. Secondo me la protezione del moschettiere è la chiave vincente per pushare bene in questa partita, o almeno in questa sessione di attacco. Infatti, no. Io ci provo. Bello il mini po', io ti metto dietro gli spiriti, vediamo se ci aiutano. Belli. Almeno tirano via i pipistrelli sicuramente, e anche in realtà... Mi sono persi quelli, sgherri sopra il peccone, vediamo se lo tirano via veloce. Mini pack, esatto, non lo si può lasciare andare perché avrebbe comunque tirato giù la torre. Io sono pronto col minatore e ti salvo il bombarolo, vediamo se entra bene il miner. Perfetto, perfetto, bravi loro giustamente a counterare il bombarolo. Vai, ci sta. La loro strega non mi preoccupa sinceramente, Valkyria sopra gli spiriti del fuoco, così almeno salviamo un po' di più la salute del mastino, e sta entrando bene, quindi gli metto dietro la strega notturna. Bello il moschettiere, vediamo se ci libera un paio di pipistrelli più del dovuto. Però il mastino è sotto la torre, se dobbiamo essere sinceri. Il moschettiere è sopravvissuto. Come il moschettiere è sopravvissuto. C'è un drago, devo specchiare una seconda strega. E volevo tirare via il drago, Vieni qua, drago. Vediamo se. Bella la fireball, Ci ho messo anche un miner, giusto per fermare tutto. E voglio proteggere anche il drago scaricando la Valkyria, che dovrebbe fare da mini tank. Perfetto, perfetto, perfetto. Di nuovo una strega notturna dietro, eccezionale. Sul doppio mastino direi che è una gran giocata, perché posso metterli sopra anche gli sgherri. E troppo presto questi spiriti, troppo presto. Forse ci sanno, forse ce la fanno, sì. Beh. Ok, ci sta, siamo salvi. Io sto specchiando moschettieri, sì. non è male come idea. Di nuovo strega notturna dietro, bello il peccone davanti. A questo punto andiamo a agglomerare tutto così sulla tua fireball. Prot, malissimo la fireball. Valkyrie ancora davanti a proteggere il moschettiere. Spiriti del fuoco dietro la torre, dovesse liberarsi qualcosa che entra. Mastino per te. E di nuovo miner, andiamo a tirargli giù a minatori questi. Bella la Valkyria. Strega notturna ancora dietro per fermare. Benissimo, non viene colpita. Quel peccone lo tiriamo via, non ti preoccupare. Ok, fermiamo il peccone. Valkyria davanti, 7,99, 8,53, 6,71. Aspettiamo un attimo. Devo andare col mastino. No, tu metti il peccone. Allora, se metti il peccone, vado con gli sgherri dietro. Vediamo se riusciamo a chiuderla. Minatore di nuovo sulla torre, appena disponibile. E io vado col mastino dietro la torre. Quindi, se dovesse. No, non vado col mastino. Andiamo a fermare il suo di mastino. E di nuovo strega notturna dietro. Vediamo se riusciamo ad entrare di prepotenza. Fermi. Andiamo a mettere lo spirito del fuoco ad aggruppare le torri con il Vortex. Non lo so, gioco di nuovo il miner. Comunque sgherri davanti per evitare che entri qualsiasi mastino liberato. Attenzione al miner, non riusciamo a tirarle giù. 2,40, bella la fireball. Vai, ce la fai? 11, aspetta, portiamoli indietro, perfetto, col miner, alzo le mani al cielo, c'è pronto il miner, sei, la portiamo giù, sei strike di fila, grande, ottima partita, Nadir, ti stringerei la mano se fossi qua con me, e proviamo questo vecchio come epiche. Tu cosa hai trovato? Adesso te lo dico subito. Due specchi. Ah, giustamente. La sfida specchio. Dà lo specchio. Andiamo ad aprire anche il baule. Lo apro io, poi lo apri tu. 600 di gold per me. Due torre bombardiera. 22 giganti royal e una mongolina. Tu cosa trovi? Mago, gigante royal e le guardie. Ah, vabbè, dai, niente di buono. Però abbiamo vantato un 6-0. Non male. Allora. Dimmi. Ci sarà la sfida super poi adesso? No, qual è la sfida super? In che senso? Nel senso, sai che facevano le sfide piccole, poi sempre dello stesso tipo la sfida più grande. Se la fanno, la facciamo di brutto, la facciamo. Dai, va bene. Allora, Nadir, io ti ringrazio per essere stato qua con me. E... Grazie a te. E ringrazio anche tutti i ragazzi per essere arrivati fino a qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Scaricate un sacco di like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!